C'è preoccupazione nel mondo del commercio pistoiese per la chiusura di tantissimi negozi del centro storico, alcuni anche di marchi molto conosciuti. Un fenomeno che si è particolarmente accentuato tra luglio e agosto, con decine di saracinesche abbassate e cartelli vendesi o affittasi esposti sulle vetrine ormai vuote. C'è una fase che prevediamo purtroppo da ora, ma anche in prospettiva nei prossimi mesi, di una contrazione dei consumi. A nostro avviso sono necessarie iniziative forti di sostegno al settore, ma anche una necessità di generale interventi sulla detassazione e quelli legati al cuneo fiscale, ma anche ad interventi che saranno correlati da rinnovi dei contratti di lavoro in modo tale da ricreare la condizione per avere consumi all'altezza per la tenuta delle attività commerciali. Il mondo del commercio indubbiamente sta cambiando, lo dico da assessore ma anche da commerciante, è sempre più difficile fare questo lavoro, diciamo, concorrenza è veramente spietata internazionale anche per un piccolo negozio. Credo però che si debbano fare dei distinguo. Se da una parte ci sono inevitabilmente delle linee di commercio che vanno esaurendosi, dall'altra parte, per fortuna, molti di questi negozi poi vengono occupati da nuove attività di diverso tipo, ma comunque legate al mondo commerciale. Il compito del comune deve essere quello di rendere la vita più facile possibile agli operatori, di animare la città, al massimo delle nostre possibilità. Questo è quello che stiamo facendo, coerentemente però con dei processi, direi, globali di cui dobbiamo per forza tener conto.